Appassionati di calcio a 5, bentrovati con il campionato nazionale di Serie A 24-25, 41esima edizione al Palaia Cazzi di Aversa. La prima giornata hanno fatto il loro ingresso in campo il Napoli Futsal e la Pirossigeno Cosenza. Bello buono in avanti a cercare Caruso di testa con Di Ferraro che controlla la traiettoria del pallone sull'esterno della rete. Riparte Bello Buono, due minuti sul crono trascorsi, sempre 0-0 il punteggio qui dal Palaia Cazzi di Aversa, con Boruto che calcia, trova Del Ferraro sulla sua traiettoria che in due tempi recupera il pallone. Parte Duarte, calcia, trova Chilelli in traiettoria. Gabriel, calcia Gabriel, forse una deviazione, così calcio d'angolo per il Napoli. L'assist non è stato preciso verso Van der Salas. Attenzione qui al lancio con l'opportunità per il Cosenza che va vicinissimo al gol. Chilelli spara alle stelle da pochi metri su assist di Restaino. Che occasione per la Pirossigeno Cosenza. Riparte il Napoli. Gabriel va via, fermato. In prima istanza parte Duarte. Il destro del Ferraro in due tempi. Perugino. La giocata del capitano che prova a sfondare. Perugino ancora dentro. Poi Duarte calcia col sinistro, Del Ferraro si oppone. Perugino dentro per Caruso. Arriva Peresigno a supporto, calcia col destro e arriva il gol di Capitan Perugino. Il vantaggio del Napoli. La prima rete 24-25 degli azzurri è targata Capitan Perugino con questa splendida giocata di Caruso. Peresigno si è fatto trovare pronto all'appuntamento sul secondo palo, a sua lata il destro di Peresigno che diventa un assist, avrebbe credo voluto calciare in porta, lo vediamo. Bravo Capitan Perugino a farsi trovare pronto all'appuntamento con il gol sul secondo palo. La palla dentro per Titone, attenzione Peresigno in anticipo, poi la conclusione, Bello Buono risponde presente davanti al CT della nazionale Salvo Samperio, oggi in tribuna qui al Palaia Cazzi di Aversa. Van der Salas, la giocata di Van der Salas, il tocco sotto, traversa, che giocata Van der Salas, dentro la solata, il tiro sul fondo. Riparte ancora il team di Leo Tuoto con l'appoggio, attenzione Cabeza, la finta, calcia Bello Buono, attento in traiettoria centrale, si dispera il giocatore della Pirossigeno Cosenza. Parte già Paduarte. La conclusione, Del Ferraro si oppone, Perugino dentro. Van der Salas. Ancora la giocata di Van der Salas, fermato Del Ferraro che poi calcia tra le braccia di Bello Buono. Il calcio 5. Intanto la conclusione di Cabeza, la solita rasoiata. Con Bello Buono attento tra i pali. Suono della sirena che manda le due squadre all'intervallo con il Napoli in vantaggio 1-0. Decide il gol di Capitan Perugino dopo 8 minuti e 26 secondi. Si gioca. Intanto qui ancora la conclusione di Cabeza, la splendida parata di Bello Buono. Calcia, c'è una deviazione ed è calcio d'angolo. Poi ancora Borruto, attenzione c'è un po' di spazio. Borruto, l'assist per Caruso che calcia col mancino ma non trova lo specchio della porta. La ripartenza degli azzurri. La palla in avanti per Borruto che aggancia il pallone, calcia e trova Del Ferraro sulla sua strada. Salas dentro per Borruto, arriva ancora Salas, Del Ferraro poi sul fondo, il doppio tentativo degli azzurri. Il duello con Gabriel. Titon, la giocata con la palla che resta lì, ancora una chance questa volta per la Pirossigeno Cosenza con la conclusione di Marchio che va a lambire il montante di un nulla. Grande giocata. Il duello con Salas, tutto regolare, Salas, ancora lui, Salas, calcia Del Ferraro. La scelta, Duarte, Borruto calcia, fermato.
calcio a Borruto del Ferraro, ci mette la mano Titon. La giocata e poi la conclusione, bello buono, ancora attento tra i pali. Van der Sar, si è avanti per Borruto. L'accelerazione di Borruto, la finta, lo scarico per Perugino, il sinistro, la parata di Del Ferraro. Che cosa aveva fatto il Titi Borruto? Duarte, ancora Del Ferraro. La giocata magnifica del Cobra. Lui ha disorientato un altro avversario. Intanto il gol di Van der Salas, che timbra il suo primo cartellino con la maglia azzurra. 2-0 Napoli. Van der Salas, il suo primo gol. Lo rivediamo. Schema perfetto, bravissimo qui a farsi trovare. Pronto l'appuntamento con il gol. L'assist al bacio di Giappa Duarte, come il bacio che si è dato Van der Salas. Ancora Filippino, lavora il pallone col mancino, dentro, calcia, poi si salva ancora bello buono, con una lettura straordinaria, in spaccata a fermare la conclusione possibile sotto misura. Grande lettura del portiere della nazionale italiana, sotto gli occhi, lo ricordiamo ancora una volta, di il commissario tecnico Salvo Samperi, presente oggi in tribuna al Palaia Cazzi. Borruto al volo! Borruto al volo! Borruto al volo! Che cosa ha fatto Titi Borruto? Che cosa ha fatto il Cobra? Un gol sensazionale! Un destro che ha spaccato la porta! Mamma mia! Titi Borruto, il Cobra! La rivediamo! Duarte al volo, Borruto traversa, gol! Incredibile! Titi Borruto! Sullo schema perfetto, l'assist al bacio di Giappa Duarte. Borruto si è coordinato in maniera spaventosa, non ha lasciato scampo a Del Ferraro, e questo è già il gol della giornata, lo possiamo definire così. Gabriel in avanti, ancora Caruso, la giocata di Caruso e la sua esultanza speciale, sinistro destro, 4-0 Napoli. Gran gol anche questo di Umberto Caruso, che timbra il suo primo cartellino con la maglia azzurra. La rivediamo. Tunnel in qualche... Mamma mia, anche questa giocata, guardate qui. No, qui si è perso marchio, ha perso il pallone, pensavo un tunnel, invece no. Poi bravo Caruso a disorientare Del Ferraro con una finta e a metterla in fondo al sacco per il 4-0 del Napoli a 7:35 dalla fine. Prova a riaprire la partita in qualche modo. Filippino fermato, attenzione qui, Filippino in faccia all'avversario con la gamba alta, rosso diretto sulla faccia di Van der Salas, rosso diretto, e ovviamente si scusa. Van der Salas, Borruto, Giappa, Borruto, calcia Borruto, ancora lui, ancora lui, alla dinamite oggi in quel piede del Titi Borruto. 5-0 Napoli, un altro gol fantastico del Cobra, che ha appena liberato lo spazio, non ha lasciato schianto al portiere. Guardate qui l'accelerazione, la finta del passaggio, poi un metro guadagnato, calcia col destro ad incrociare, recuperata da Van der Salas. Ancora Van der Salas, la giocata verso Caruso. Il Napoli che difende il power play. Caruso calcia, Caruso sul fondo di un nulla. Bavaresco, poi la conclusione di Titono sul fondo. Staino, la conclusione fermata. Caruso calcia e trova la sua doppietta personale. Caruso, 6-0 Napoli. Arrivediamo, ovviamente porta spalancata, calcia benissimo con arriva il suono della sirena che sancisce la vittoria del Napoli, 6-0.